Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento mensile dei promossi e bozzati, anche questo mese in collaborazione con la bellissima Federica Bruno, ovvero Dery Bruno qui su YouTube. Vi lascio giù nell'info box il link al canale di Federica e il link al video in collaborazione con me. Non riuscivo neanche a parlare. Vabbè, allora inizio subito nel mostrarvi i prodotti. Inizio con un ni, perché ce n'è soltanto uno, ovvero l'eyeliner di Paris Memory. Ero curiosissima di provarlo perché Mia lo esaltava tantissimo, anzi addirittura ha detto che era il suo eyeliner preferito. Mara gentilmente è riuscita a trovarmelo, però davvero sono io che non lo riesco ad usare, oppure è un prodottino un po' così, nel senso, è un eyeliner che comunque tende a sciogliersi, cioè non ha un'ottima durata. E insomma, l'ho messo diverse volte, comunque lacrimando mi si è squagliato. Ancora non ho ben capito. Il nero, come potete vedere, è bello intenso, però vi ripeto, devo testarlo un pochettino meglio, però per ora non mi sta piacendo per questo fatto che si scioglie, perché seppure vi lacrima leggermente leggermente l'occhio, vi trovate la chiazza nera al lato e non mi piace, quindi voglio valutarlo un pochettino bene. Questo eyeliner ve l'ho fatto vedere già in un altro video, se non erro, e non mi sta piacendo, insomma. Vedete, il nero è bello intenso, però il problema è che se mi si lacrima un pochettino gli occhi, mi si squaglia tutto e non esiste proprio, cioè, vi prego. E quindi è un ni. Allora poi vi faccio vedere tutti i promossi. E allora vi faccio vedere ad esempio la combo di fondi che ho utilizzato di più in questo mese, ed è la combo con il fondo Stila e questo qui della Shanoin, che ho comprato sempre al banchetto magico per 3 euro. Questo qui è un fondo di una marca svizzera, se non erro, che costa un botto di soldi. Ho controllato su internet, ha un odore buonissimo, però vi faccio vedere, è un colore abbastanza scuro, cioè la marca è questa. Spero che ha messo a fuoco. Vi faccio vedere che è un pochettino scuro, vedete? E quindi, anche se lo vado, insomma, a sfumare, si vede che è un pochettino scuro e è aranciato. E quindi lo vado a miscelare con questo qui della Stila, che comunque, essendo la tonalità light, la 02, è abbastanza chiaro per me, quindi ecco, mi è uscito un quintale. Questa è mi è uscito un quintale, raga, non si vedrà un caspita, però è la colorazione, che comunque se lo andiamo a sfumare, vedete, questa zona qua risulta molto più chiaro della mia pelle. Non so se questa zona qui, vedete, si fa tipo l'alone bianco che non esiste proprio. Quindi miscelando i due, prendo insomma i salviettini e mi pulisco, se riesco. Ok. Miscelando i due, mi esce insomma un bel colore e riesco insomma ad utilizzare anche quello lì che è scuro e un pochettino aranciato. Non so neanche se in estate insomma lo riesco ad utilizzare, perché vi ripeto, ha un colore un pochettino troppo aranciato secondo me, però è davvero buono, cioè si asciuga subito, non è per niente pesante, idrata molto il viso. Buono, buono, buono. Non gli ho trovato un difetto se non che il colore è sbagliato, però vi ripeto, c'è soltanto questa colorazione a questo prezzo, insomma, cosa pretendo? E quindi ho utilizzato questa combo tantissimo e niente, e nei promossi. Sempre nei promossi voglio mettere questi tre rossetti della Collection Professional, che hanno una durata, ragazzi, eccelsa. Questo qui è lo 01, che io sto amando alla follia, infatti lo troverete anche nel topo della settimana, ovvero il top of the week.
Il topo l'ha definito la fede. Quando penso a sta cosa mi piscio sotto le risate. Comunque, questo qui che mi vedete è lo 01 che ho utilizzato tantissimo. Bellissimo colore, secondo me. Ed è, si chiama Carmine come colore del numero 01. Gli altri due invece pure sono fantastici ed è l'11 che si chiama Fucsia. Spettacolari. Questo è il colore, vedete com'è bello scrivente, che bel finish matte che ha, bellissimo, si stendono anche abbastanza bene, devo dire la verità. E poi c'ho lo 09 Light Pink, che è ottimo davvero, cioè mi ricorda proprio il colore delle Barbie. Stupendo, stupendo, io li amo alla follia. Ecco, pensate, costano solo 4 euro alla Collection Professional e sono i rossetti matte lipstick, troppo troppo belli, bellissimi. Poi vedete, gli adesivi dietro sono anche molto fedeli come colori, quindi se li tenete capovolti nella vostra postazione, sono anche fedeli i colori, una cosa molto utile secondo me. Poi, un altro prodotto sempre della Collection Professional che ho adorato perché l'ho utilizzato anche in combo con la BB cream della Garnier, quella lì per normale, per peli normale. E quella lì praticamente tende a lasciare il viso lucido, che mi fa è un effetto schifoso. Ho utilizzato sia la fondotinta minerale della Barefaced Beauty, però quando avevo poco tempo e non dovevo mettere lì ad aprire, a miscelare bene il prodotto, eccetera, eccetera. Prendevo la palettina di cipria della Collection Professional che ha un costo di 10 euro. Ve l'ho mostrata già nel video haul. Sembra che faccio la televendita di questi prodotti perché mi sono stati inviati, ma vi assicuro che sono fantastici. Né l'azienda mi paga per dire queste cose, ma sono semplicemente mie impressioni, mi hanno lasciato stupita, devo dire la verità. E ho utilizzato molto, vedete, questa qui, la 02 beige, questo colore qui, insomma, e è molto molto opacizzante. Cioè, per opacizzare quell'eccesso di BB cream che è veramente immettibile, è davvero super. E devo dire che mi è durato molto l'effetto, sono rimasta sbigottita. Quindi metto nei promossi questa palette, in particolare questo colore, perché ho innanzitutto il mio stesso colore di pelle. Ma se mi ha opacizzato in maniera impeccabile la BB cream di Garnier, che è pessima, voglio dire, merita, merita, merita. Troppo, troppo bella, e vi ripeto, ha un costo solo di 10 euro. Questa qui. Poi, altri due prodotti che ho amato, e in particolare come illuminante, mi è piaciuto molto questo di Essence della linea Dark Romance. Allora, lo applico con un pennello, vedete com'è candente? Questo è il colore, raga, è candente, è bianco con riflessi rosa candenti. È stupendo, stupendo, lascia un effetto spettacolare. Lo applico, devo dire la verità, alla sera, cioè per il giorno applico un illuminante più sobrio, perché questo qui è davvero super, fa un effetto spettacolare, un effetto glow stupendo, troppo troppo bello. Infatti non so se si nota, ma l'ho utilizzato tantissimo, tantissimo. E questo qui è lo 01 Light Up. Non so se è ancora reperibile questa collezione. Eventualmente dovete vedere sul sito della Cosmetic for Less. E un altro prodotto che mi ha lasciato così è questo qui, ed è il Blush Metal Glam. Raga, è stupendo. Cioè, questo qui praticamente fa l'effetto anche da illuminante. Ve lo faccio vedere. Oddio. Mi sa che lo devo scuotere, raga. Che si vedono solo i brillantini, il colore. Allora. Sì, ecco. Faccio vedere. Anche se ve l'ho mostrato già, però, raga, merita troppo. Guarda,
È spettacolare. Ne ho applicato un botto. Guardate qua. Stupendo, fa un effetto stupendo. Voi immaginatevi questo blush con l'abbronzatura, cioè, raga, è il top, cioè, non esiste. Io infatti se non lo riuscite a trovare, vi consiglio di andarlo ad acquistare sul sito Cosmetic for Less, perché so che tratta pure le collezioni vecchie di Essence, per quanto ho capito, e le vende. Queste qui praticamente le collezioni che non si trovano più in Italia. Non vorrei dirvi stronzate, però ho sentito di ragazze che hanno comprato prodotti su quel sito che erano di collezioni limitate e sono riusciti a trovarle. Quindi sempre di Essence vi parlo. E niente, questi due prodotti in particolare mi hanno stupito che è un qualcosa. Sono stupendi. Hanno questo duo cromo troppo troppo bello. Perché questo qui è un pesca con riflessi oro e questo qui è un bianco particolare con cangianze rosa. Spettacolare, spettacolari. E sono prodotti low cost. Poi un altro prodotto promosso è questo burro di karité della Bottega Verde, che me lo vedete anche nei top of the week. È ottimo, raga, è ottimo. Si applica subito, innanzitutto. La consistenza è tipo pongo, è strana. Aspettate. Vedete? È solido proprio e tipo pongo. Cioè, è molto molto solido e innanzitutto ha un odore paradisiaco. Ma poi vi lascia una pelle morbidissima che è un qualcosa, cioè io sono innamorata di questo prodotto, infatti me lo sto mangiando, l'ho aperto questa settimana. Rendetevi conto? Cioè, adoro. Veramente buono. Ve ne parlo anche nei top of the week, quindi vado veloce. E come ultimi prodotti vi faccio vedere questo qui, il New York Color. L'ho rivalutato molto come mascara ed è quello che indosso. Non so come mostrarvi il mascara, non è arte mia, mi dovete scusare. Spero che così si nota. Comunque è davvero molto molto buono e volumizza e allunga tanto e secondo me all'interno contiene anche delle fibre perché mi allunga anche le ciglia tantissimo. Troppo troppo bello e anche questo è super super duraturo. E come ultimo prodotto lo prendo questo come diciamo rappresentante della categoria ed è un pennellino del set degli Eco Tools che ho preso su eBay a soli 4 euro. Mi pare di sì, 4 euro. E ne trovate in diversi siti, insomma, sia su eBay che altri siti. E devo dire che è buono questo pennellino, io l'ho utilizzato per la cipria, è bello morbido. Poi sono facilmente trasportabili perché sono piccolini. Niente, mi sto trovando bene, insomma, con questi pennelli e volevo consigliarveli. Se li trovate su eBay andate a vedere però i venditori cinesi perché quelli lì inglesi ve li fanno pagare un botto tipo 13-14 euro, robe di questo tipo, cioè ma stanno da fuori per quattro pennelli, non esiste proprio. Quindi viva i cinesini e andate a vedere i cinesini insomma che li trattano, basta scrivere su eBay set Eco Tools e vi esce insomma il tutto. E niente ragazzi, questo è quanto. Io vi mando un forte bacio, mando un bacio. Alla Federica, ma che sono di Milano. Mando un bacione a Federica, non perché perché ce l'ho contro le ragazze di Milano del nord, ma perché non è da me, insomma, io sono proprio a caciara, robe, non è proprio, non è da me, è Federica tutta. Un bacione a Federica e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze, quanto sono scema, sono proprio troppo scema. Ciao.